Una o due giorni oggi e domani all'Aquila per il convegno nazionale dal titolo La vulnerabilità biopsicosociale agli eventi traumatici tra sfide e risorse nel mondo dei giovani. Ad organizzarlo all'Università e Dipartimento di Medicina Clinica assieme all'Associazione Smile Ollus Rocco Pollice, con patrocinio della ASL e supportata dagli ordini professionali. Ha affrontato il tema dei traumi collettivi e dei traumi individuali sull'equilibrio psicofisico dei giovani particolarmente vulnerabili a eventi traumatici, soprattutto se vissuti in età precoce. Nel corso del convegno è stato illustrato anche uno studio della professoressa Laura Giusti sull'autolesionismo nei giovani, dati allarmanti. Daremo molta importanza ai traumi, daremo molta importanza alle radici biologiche, ma anche a tutti i determinanti sociali dei traumi, soprattutto in relazione appunto ai più giovani. Ci saranno molti relatori, esperti, si valorizzeranno le cosiddette risorse che possono scaturire purtroppo dall'impatto a livello individuale di traumi importanti. L'autolesionismo in realtà non è presente soltanto in condizioni psicopatologiche conclamate, quindi in presenza di un disturbo mentale, purtroppo può essere presente anche in soggetti che non hanno una diagnosi psichiatrica, per questo è un fenomeno davvero che oggi allarma molto sia psichiatri che neuropsichiatri infantili. Tra l'altro si presenta sin dalla giovanissima età, in età tra l'altro preadolescenziale, ma anche poi nei giovani adulti. I dati che presenterò confermano fondamentalmente poi dati anche presenti in letteratura, cioè c'è questa correlazione per esempio tra l'autolesionismo, tra il self-harm dunque, e la presenza di traumi pregressi. A ribadire l'importanza di quanto sia necessario in tutti i servizi focalizzare l'attenzione sulla storia dell'individuo, sulla storia in termini proprio di traumi, di eventi stressanti che possono inevitabilmente aver determinato una vulnerabilità. Si è parlato poi delle molteplici forme del disagio giovanile, ritiro sociale, depressione, amore tossico, dipendenza digitale, comportamenti violenti e aggressivi. L'identificazione precoce di fattori di vulnerabilità è fondamentale, ma si è parlato anche del fatto che a volte le avversità possono generare cambiamenti positivi. Diverse le testimonianze, come quella di padre Davide Togo, che ha raccontato la sua esperienza in un centro di riabilitazione nel campo della salute mentale in Togo, o come quella di un giovane della Costa d'Avorio, che ha raccontato la sua esperienza traumatica per arrivare in Italia, dove però ha trovato amore e lavoro. Come ogni anno sono stati premiati dei giovani ricercatori che hanno partecipato all'ottava edizione del premio Rocco Pollice.